che stanno stringendo. La mia relazione, il mio intervento è proprio sull'uomo Dante. L'uomo Dante che appunto, come dicevo prima, si evince dalla sua opera, dalle sue opere. Non c'è una documentazione, di questo si rammaricano anche gli storici, proprio autografa di Dante o dei figli, non c'è. Quindi tutto quello che noi sappiamo, lo sappiamo per dei registri che ci sono, ecco, l'esilio, la condanna a morte, i conflitti con Papa Bonifacio VIII, questi certamente, il matrimonio con Gemma Donati, un matrimonio combinato da bambini, una donna che lui non ama e che non amerà mai, che gli darà però 4 figli e che in qualche modo gli sarà vicina anche durante l'esilio, e questi figli saranno vicini poi a Ravenna quando morirà, appunto. E Dante è un uomo passionale, come diceva prima la dottoressa Cuccanari, sì, ma non è un uomo travolto dalle passioni, non è un uomo travolto dalle emozioni. Potremmo dire, utilizzando il concetto di Daniel Goleman, la sua è un'intelligenza emotiva, è la più alta forma di intelligenza, quella che sa coniugare pensiero, emozione, azione. Un uomo consapevole di ciò che è questo viaggio, itinerario mi piaceva molto come definizione, perché in realtà itinerario dà proprio l'idea di luoghi, di momenti, da vivere e vissuti. E Dante in effetti è estremamente concreto poi nel suo poema, perché racconta e identifica persone che sono realmente vissute, ma anche figure immaginarie appartenenti alla mitologia, che hanno però un fondamento. Se pensiamo al concetto di inconscio collettivo di Jung, ecco, tutti i popoli della Terra in qualche modo sono uniti da miti, leggende, che appunto sublimano la paura del vivere e che raccontano il coraggio di vivere, il coraggio di andare avanti. Ecco, in questo viaggiare di Dante io leggo anche un processo di individuazione che parte dall'oscurità, parte dalla sua parte ombra, come avrebbe detto Jung, per arrivare invece alla luce, al sé, al vero sé, alla consapevolezza, ma in presenza di Dio, quindi ad un livello spirituale umano elevato, elevatissimo. È un uomo che fa riferimento a se stesso, sa di valere, e lo dice pure in un certo senso, sa di avere questa delle capacità e vuole anche lasciare, come diceva Petrocchi, un ammonimento agli italiani. Io, proprio per sintetizzare, scusate perché il sindaco poi deve a un altro impegno, vi leggerò, preferisco leggervi proprio un brano, proprio le parole di Giorgio Petrocchi, e sono parole tratte dal libro Per conoscere Dante e la Divina Commedia, che ho trovato in biblioteca, nella nostra biblioteca. Un esame superficiale dell'umanità dantesca lascia scorgere un carattere battagliero e volitivo, energia, fermezza, coraggio. Qua e là traduce un'indole dai contorni scabri, fatta di impeti subitanei, di asprezze, accenti drastici, ma più spesso vediamo un atteggiamento pacato, quale nasce dalla riflessione e dal dominio di sé, e si collega in modo affascinante con l'animo leale, generoso, senza tortuosità e senza grettezze. Più a fondo, nella vita segreta dello spirito, si rivela una personalità estremamente complessa. Egli è molteplice, aperto a tutti i problemi che gli vengono posti dalla sua natura umana. Conosce a fondo il male e il bene, le tentazioni seguite da vittorie e da sconfitte. Conosce i problemi dell'individuo di fronte alla società,
i problemi dell'uomo di fronte a se stesso, al mistero dell'universo, a Dio, e non si ferma all'angoscia. Trova in sé e coordina le forze della ragione, della fede, della contemplazione, per raggiungere quella salda pace che ognuno può appassionatamente invidiargli. La complessità trova conferma anche in più umili notazioni, quelle che riguardano la sua attività civile. Grandotto, ma non di quelli che si occupano esclusivamente dei loro studi, e tolti di lì non riescono ad altro. Uomo d'arme, all'occorrenza, ma non soldataccio, pago soltanto di menare le mani e di fiutar sangue. Uomo politico, ma non dedito a tessere intrighi, a difendere posizioni personali, ad esaurire in dialettiche concioni le naturali attitudini. C'è invece in Dante, scopertissimo, vivissimo, sempre operante, un aderire alla vita ideale dell'uomo completo. Il segreto più profondo dell'Alighieri si identifica con l'ansia morale, con il proposito di una purificazione ascetica, mentre dai problemi fortemente sentiti scaturisce un'adesione costante ed attentissima ad una forma ideale di perfezione. E Dante, acuto scrutatore di se stesso, volle creare il mito di Beatrice, amore di una vita intera, che è tesa verso la bontà, la virtù, la perfezione. Tutto ciò si inquadra nella struttura affettiva di Dante. Egli è tutto un vibrare di sentimenti profondi, di esperienze aspramente sofferte. Se il suo cielo è quella serena sistemazione della vita spirituale, nella quale ogni affaticante problema è stato risolto, e se Beatrice è l'alto ideale di perfezione che egli ha inseguito anelante sin dall'adolescenza, in cielo è giunto attraverso il fuoco. E i bagliori non si spengono mai, perché egli ebbe da natura una fremente e travolgente passionalità che penetra in ogni angolo della sua vita, colorisce, illumina, scalda ogni suo gesto, dà plasticità ad ogni suo pensiero. È fuori dubbio che Dante, scrivendo la commedia, intendeva rivolgere agli italiani un ammonimento, indicare un rimedio, pronunciare una profezia, volto a persuadere il poema assunse, dal proposito che l'aveva mosso, il suo carattere fondamentale, animandosi di quel fervore di passione con cui Dante affrontava i problemi religiosi, morali e politici. In un secondo luogo, badando di continuo alla concretezza della vita quotidiana entro la quale si muovono coloro ai quali il poeta volge il proprio discorso. In terzo luogo, rimanendo costantemente legato anche nell'atmosfera del paradiso alle esigenze di una convivenza civile sulla quale operano in modo benefico la provvidenza di Dio, la saggezza e l'eroismo degli uomini degni. D'altra parte, il poema non mosse da un teorizzare avulso da ogni esperienza realmente sofferta. Dante ha percorso quella strada stessa che egli indica agli uomini. Conosce il male per averlo commesso, per averlo vinto in se stesso e per averlo subito. Conosce l'inestricabile sviluppo di errori nei quali si aggira l'umanità e come arduo sia raggiungere quella terrena felicità che è fondamento sicuro per la beatitudine eterna. E gli abbattimenti, le angosce, le delusioni della sua amara vicenda di peccatore e di esule, così come le speranze, le energie, gli entusiasmi legati all'unica via di salvezza da lui trovata e sperimentata, servono per conferire al poema l'immediatezza di un'esperienza concreta. Accanto a questa ricca vita del sentimento si manifesta un'immaginazione di sterminata potenza. Stupisce la grandiosa architettura dei tre regni, costruiti secondo la misura dell'immenso, del profondo, dell'eterno, e stupiscono la varietà e la ricchezza incredibile dei particolari sistemati nel vasto schema dell'insieme per virtù del sentimento dal quale sono animati. Questo appunto è il carattere che al tempo stesso esalta e controlla la potenza immaginativa di Dante,
non sa di fronte l'estruso e sbrigliato esercizio dell'immaginazione, ma questa trova la propria guida nella ferma fede, nell'inflessibile volontà, nel sicurissimo giudizio, nell'ardente passione, e perciò crea un mondo dal significato coerente. Basti l'esempio delle pene infernali o delle luminose figurazioni del paradiso. Sempre Dante ha saputo infondere nelle sue immaginazioni una vita aderente all'infinita gamma affettiva che la vicenda suggerisce, e stupisce l'arte con la quale egli ha saputo imprimere un carattere netto all'atmosfera varia delle tre cantiche. Nell'inferno, passioni violente e profonde, in un intrigo di aspre figurazioni realisticamente intese ed espresse, quale eco immediata della torbida vita terrena, sullo sfondo di un paesaggio tenebroso e drammatico. Nel purgatorio, invece, una luce chiara, un'atmosfera trepida e sognante. La sofferenza dei penitenti è come filtrata attraverso la dolcezza della rassegnazione, della concordia, della speranza, in un clima malinconico e delicato, nel quale si attenua l'eco delle passioni umane. Nel paradiso, infine, la contemplazione distaccata delle cose terrene e la calma della dotta meditazione in un mondo ineffabile, diafano, dove l'incanto della musica e della luce dissolve la concreta materialità delle cose in un mirabile gioco cromatico e melodico. Ecco, io credo che queste parole rendano perfettamente un profilo psicologico di Dante. Petrocchi è molto acuto anche nel saper cogliere nello scritto, negli scritti, non solo della Divina Commedia, ma anche nelle altre opere di Dante Alighieri, La Vita Nuova, La Monarchia, ce ne sono tante. Ecco, ha saputo cogliere anche questi aspetti, e anche Petrocchi è una intelligenza superiore, proprio, ecco, è veramente l'intelligenza emotiva, è proprio questa conquista della mente creativa, della mente umana e dell'intelligenza umana, questo saper utilizzare l'intelligenza per creare e per contribuire veramente all'evoluzione della vita, della storia, della cultura, non solo propria ma anche di tutti gli altri, perché ciascuno di noi è immerso in un contesto, esattamente come Dante lo era nel suo tempo storico, ed era anche molto ferito proprio dal tradimento, in un certo senso, che aveva subito da parte della sua città, perché credeva veramente in alcuni ideali, nella separazione dei poteri, il potere di Dio in cielo, il potere spirituale della Chiesa, ma per le cose spirituali, per le cose religiose, ma il potere dell'imperatore nella società, nel senso della pace e della giustizia, in questo senso. E quindi era un uomo ferito, era un uomo però assolutamente consapevole di ciò che stava facendo, anche se è stato anche una persona infelice, un uomo che ha amato molto, che ha peccato molto, ma che veramente ha sublimato l'amore per Beatrice, questa ragazza, questa bambina che aveva conosciuto in tenerissima età, e che appunto lui stesso poi, quando lei è morta, quando si è spenta, lui stesso ha ammesso di aver vissuto un lungo periodo di straniamento, che non era soltanto un abbattimento emotivo, ma proprio una discussione completa del suo stare al mondo come persona, come uomo. Io vi ringrazio, non vado oltre perché voglio lasciare lo spazio agli altri lettori, che sono Antonio.